È guerra alle modelle troppo magre e a dichiararla è la responsabile di una delle più importanti riviste di moda del mondo, Vogue. Sentiamo Daniela Grandi. Le rivoluzioni, si sa, non scoppiano di botto, si annunciano, lanciano segnali e forse siamo vicini a un cambiamento radicale nel mondo della moda. Forse sta per tramontare il mito della modella stecco. Siamo solo agli inizi, certo, sfogliando dominano ancora fanciulle con le cosce della dimensione di un polso di donna normale, ma una guru della moda come la capa dell'edizione di Vogue inglese ha scritto una lettera agli stilisti per dire basta ai vestiti di taglia così piccola da far sembrare Barbie una cicciona. E l'ultima rivelazione è che Photoshop, il programma che permette di ritoccare al computer le fotografie, è stato usato per ingrassare modelle tutte ossa. Allarme anoressia a parte, la moda sembra costretta a fare i conti con il divario tra modelle stecchino e una popolazione femminile che tende invece a ingrassare e dunque soffre di frustrazione profonda sfogliando Vogue e simili. La rivoluzione potrebbe essere alle porte, il fotoritocco messo al bando. Anne Wintour, terribile direttrice di Vogue, ha dichiarato che continuerà a usarlo per rendere più attraenti le donne in copertina. Ma per una Wintour adepta di Photoshop ci sono attrici e modelle che chiedono di essere ritratte così come sono. L'attrice Keira Knightley, magra e decisamente piatta, si era ritrovata in un manifesto con il seno rimpolpato da Photoshop. Grazie, aveva fatto sapere la bella Keira, ma ne farei a meno. E di fronte a tanti seni gonfiati ha mostrato un certo coraggio. Allora, Gaia Manzini, è d'accordo con la direttrice di Vogue? Sono d'accordissimo, mi viene da dire bentornata donna, la donna non più ridotta all'osso, scarnificata, ma la donna seducente, seduttiva, con tutte le sue curve. E poi questo è anche un vantaggio, cioè invece di comprarsi centinaia di euro per creme snellenti, ci si può dedicare tranquillamente a tre etti di bucatine pasta e di pasta asciutta. Grazie.